Come ti chiami? Emma. Ti piace questa maglietta? Una sorpresa inaspettata. In classe, su ogni banco, c'era una borsa con all'interno la maglia crociata, una lettera del presidente Pizzarotti e un disegno da colorare con la mascotte del club. Grande festa questa mattina per i Rimigini, delle scuole di Parma e della provincia. L'idea è nata da noi, perché fondamentalmente da sempre volevamo stare vicini alla città. Siamo la squadra della città e ci piacerebbe trasmettere i nostri valori e i valori della città anche ai bambini che magari iniziano oggi a cominciare a conoscere quello che è il calcio, quello che è il mondo del calcio. Cosa pensi di questa iniziativa? No, è molto bella venire qua e vedere tutte le ragazze e dare maglia a loro. Uno spunto per iniziare meglio l'anno scolastico e diciamo studiare anche. Qual è il rapporto con questi piccoli scolari che oggi iniziano la scuola? Che emozione è stata per te? Secondo me è stata una bellissima emozione e possiamo essere un esempio per loro. Sei contento di aver ricevuto oggi la maglia del Parma? Sì, che mi piace il regalo che mi hanno fatto e sarà il più bel giorno di sempre. È sicuramente una bellissima giornata di festa, assolutamente inaspettata, soprattutto per i nostri bimbi. E iniziamo veramente col botto, è veramente sono tutti emozionati, le maestre, i genitori, i bambini e sono, insomma, siamo, ringraziamo il Parma Calcio. Cosa ne pensa di questa iniziativa targata Parma Calcio? È una cosa molto simpatica. Il gioco del calcio è molto diffuso e tutti i bimbi ci giocano, trovarsi i loro idoli direttamente in classe è sicuramente una cosa molto piacevole. E dalla città i giocatori e i dirigenti si sono trasferiti qui a Collecchio. Ovviamente il Parma Calcio è molto legato al paese, via il centro sportivo, ed è arrivato anche un altro calciatore. Sono contento di aver incontrato i bambini. Sei mai andato allo stadio? Sì, a vedere Parma contro Roma. 3.300 le maglie donate, un'iniziativa del Parma Calcio, Ringo ed Rea, apprezzata anche dai genitori dei piccoli scolari. Penso che sia stata una bella iniziativa, perché questo momento è un momento memorabile sia per i bambini che per i genitori, e quindi credo che se lo ricorderanno per tutta la vita. Quindi sono iniziative molto belle da parte del territorio. Il Parma Calcio fa parte di questo territorio e far vedere un po' anche questa vicinanza, questo segnale, credo che sia appunto una bella cosa per questi bambini.